Una men promozione versione diesel batte la Fides Montevarchi, una via di partita molto soft da parte dell'Amen promozione che mostra di non aver approcciato benissimo il match e stenta molto soprattutto in attacco dove fare canestro sembra un miraggio. Un primo quarto decisamente soporifero si chiude a 9-8 per gli ospiti. Nel secondo periodo le cose per la SBA migliorano leggermente ma non cambia il trend della gara che al momento di andare negli spogliatoi per la pausa lunga vede la Fides avanti 21-18. Fortunatamente alla ripresa del gioco i ragazzi di coach Pasquini iniziano a mostrare segnali positivi che permettono di aggiudicarsi il parziale e al 30° minuto comunque sul punteggio di 37-36 dando la netta sensazione che qualcosa nell'atteggiamento degli Amaranto sia cambiato. La riprova di fatti arriva nel quarto finale quando fin da subito gli Amen prendono decisamente in mano l'incontro e con estrema autorità e tanta intensità messa sul parquet piazzano un break che gli consente di vivere gli ultimi minuti di gioco senza particolari apprensioni andando a cogliere il meritato successo 59-48. Prossimo impegno sabato in trasferta contro il CUS Firenze. Massimo Pasquini è l'allenatore vincente, quindi stasera anche se abbiamo giocato male abbiamo vinto, figuriamoci quando giochiamo bene. Allora i playoff sicuramente dovrebbero essere assicurati. Che squadra è questa qui che si è vista oggi con il Montevarchi irretita, bloccata praticamente più sul morale che e anche un po' sul fisico? Ma è una squadra che non ti fa annoiare. No, la continuità, gliel'ho detto anche nei spogliatoi, la continuità nei 40 minuti non è il nostro forte e quindi capita delle volte che ci addormentiamo e poi riprendiamo, delle volte che partiamo forte e poi dopo ci adagiamo e quindi si prova a lavorarci su questo per migliorare proprio questa continuità, perché quando giochi contro squadre in cui c'è un po' di divario tecnico comunque riesci a gestirla la partita, quando giochi con squadre del tuo livello superiore se gli regali un tempo è difficile poi recuperare, no?